Concittadini, buonasera e ben risentiti. Vi invio questo breve messaggio per informarvi sullo stato dell'arte per i lavori che stiamo facendo qui sul territorio. E oggi è l'occasione per fare gli auguri ai ragazzi che domani mattina saranno di nuovo a scuola dopo l'interruzione estiva e anche a tutti i genitori per accompagnarli per la soddisfazione comunque di portare i propri ragazzi a scuola. E finalmente volevo con l'occasione dirvi pure che finalmente a Sant'Egidio sono tornati gli asfalti, mancavano da oltre 10 anni e poi lo state vedendo sul territorio. Poi nei prossimi giorni comunque vi invierò un ulteriore video con maggiori dettagli. Per quanto riguarda le scuole, per la viabilità, per le numerose criticità sul nostro territorio, abbiamo dato precedenza dove c'era più urgenza di intervenire e abbiamo dato precedenza naturalmente ai piazzali e alla viabilità intorno ai nostri edifici, alle nostre scuole. Parlo di via Virgilio, parlo di via Rousseau, parlo soprattutto anche di altri accessi agli edifici, ma anche soprattutto alla scuola media in prossimità di via Archimede. Siamo intervenuti finalmente, dopo qualche anno, a sistemare il piazzale, oltre che a fare gli asfalti, ma anche a regolamentare quello che è il traffico interno al piazzale antistante la scuola. Di questo vi invierò anche una foto, un paio di foto scattate questa sera, e domani mattina le scuole riapriranno in tutta sicurezza. Sono stati creati due percorsi, un percorso per gli autobus, per gli scuolabus che interferivano con il traffico dei genitori che accompagnavano i ragazzi e con i parcheggi e quant'altro. Quindi da domani vi invito, nel caso accompagnate i ragazzi, a verificare e anche a soffermarvi su quello che abbiamo fatto. Veramente un ottimo risultato. Poi l'altra cosa che volevo dirvi, in tre edifici scolastici abbiamo fatto un intervento di riqualificazione energetica. Abbiamo ottenuto con grande fatica il finanziamento per intervenire, abbiamo iniziato i lavori con le imprese dopo averli appaltati, dopo la chiusura della scuola e quindi dopo l'inizio, la metà di giugno di 2023. Siamo riusciti a completarli quasi tutti, completati a Faraone, completati a Paolo Antonio, non siamo al completo all'edificio del plesso di Villa Marchesa, ma tutto l'interno comunque è tutto completamente finito. Mancano dei lavori esterni, abbiamo ottenuto su nostra preghiera e invito all'impresa a poter lavorare fuori dall'orario scolastico e quindi lavoreranno solo di pomeriggio per sistemare il tetto e per l'isolamento e anche per l'impianto fotovoltaico sul tetto del plesso Villa Marchesa. Con questo ottimo risultato l'abbiamo ottenuto grazie alla collaborazione di tutto il gruppo di maggioranza che sono onorato di guidare come sindaco, perché devo dire a partire dalla giunta, ma anche ai due consiglieri veramente eccellenti, veramente orgoglioso io, ma credo che dobbiamo esserlo tutti noi cittadini qui a Sant'Egidio. Quindi un bel risultato, un ringraziamento anche alla nostra dirigente scolastica Lucia Condolo e anche al direttore amministrativo Alessio Bergamo, che insieme a noi hanno collaborato per rimettere a posto tutto, dai banchi alle pulizie interne, a tutti i dipendenti della scuola, della scuola, quindi di tutta la segreteria, compreso la segretaria che hanno lavorato in questi giorni e che ho ringraziato e continuerò a ringraziare anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi.